Buonasera, eccoci con un nuovo appuntamento con A Bordo Ring. È mia intenzione in questo periodo di cercare di fare un punto riassuntivo per quanti possono essere questi 5 anni dell'amministrazione Mastella, ma soprattutto cercare di andare nel profondo dei singoli assessori. Tra le altre cose, la Giunta Mastella ha 3 punti cardine. Uno l'abbiamo sentito la volta scorsa, un altro è ospite in questa trasmissione e poi lo sarà l'altra terza punta d'oro di questa Giunta quando sarà pronto il bilancio. Quindi a conti fatti avete capito chi è l'assessore che ho dall'altra parte. Un assessore alla cultura che si interessa della storia, che si interessa dei giovani, perché praticamente la scuola è anche un suo pallino, nonché è docente all'Università del Sannio, quindi più di lei, ma soprattutto il suo pallino era ed è stato finalmente completato con quella famosa biblioteca comunale. Ma quella ne parliamo all'ultimo, perché credo che sia anche densa di appuntamenti per la prossima estate. Allora, assessore, la scuola. Io mi sono meravigliato, e questo è un punto di vista, che sono arrivati, sarebbero da assegnare ai vari istituti scolastici delle somme per un'estate a scuola. Parlavano di 150-200 milioni, ma come si dice in gergo ben inventato soprattutto, si parte ricchezza e diventa povertà. Praticamente il discorso è che ogni scuola ha avuto 14, 13, 12 mila euro per tenere aperte le aule durante questo periodo estivo, e parliamo di giugno, luglio e agosto. E quindi, punto interrogativo, sarà possibile con queste somme? Allora, intanto queste sono somme. Buonasera, innanzitutto, e grazie per avermi ancora una volta invitata nella sua trasmissione. Grazie infinite. Per quanto riguarda il finanziamento sul piano scuola, quello estivo, si tratta di bandi di finanziamento, si tratta di PON, e quindi le scuole sono tenute a progettare delle iniziative scolastiche o extrascolastiche, ma gestendole direttamente. Con il sindaco abbiamo avuto un incontro con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi, un po' per sollecitarli naturalmente a partecipare a questi bandi, perché sono risorse finanziarie che possono arrivare solo filtrate dalle scuole, ma appunto la progettualità è prevalentemente a carico delle stesse scuole, perché si tratta di progetti che vanno gestiti dalle piattaforme delle singole scuole, che richiedono anche la partecipazione e quindi la disponibilità dei docenti, e richiedono anche e soprattutto la disponibilità degli alunni a frequentare poi questi progetti, queste attività, diciamo, estive. Sono componenti che insomma vanno messe insieme, vanno coordinate. Noi come comune abbiamo dato la disponibilità ad utilizzare i nostri spazi comunali, quelli appunto che stiamo cercando di gestire, di aprire, di condividere anche con la città, in particolare con i giovani. Però ecco, le progettualità legate a questi fondi sono tutte delle scuole. C'erano delle scadenze anche abbastanza ravvicinate, perché una era a fine maggio, poi ce n'è un'altra a fine agosto. Speriamo che appunto si intercettino questi fondi di finanziamento, perché sarebbero sicuramente una boccata d'ossigeno anche per tante, non solo per le scuole stesse, ma anche per tante associazioni che sul territorio lavorano nel Lavorano. settore culturale ed educativo, e che quest'anno da 15 mesi in realtà sono state ferme. Quindi aspettiamo di vedere che cosa mettono in campo le scuole. Qualcuna si sta già attivando. Quindi qualche cosa di positivo è comunque, al di là della somma della quantità di quegli investimenti che saranno per arrivare nelle varie scuole. Si chiude un anno scolastico comunque non semplice. No, un anno scolastico non semplice, ma insomma non ci possiamo lamentare, perché nelle grandi difficoltà che ci ha fatto vivere questa pandemia,
tutto sommato, insomma, abbiamo cercato di sopperire ogni volta che era possibile, o con la distribuzione di device, quindi PC o tablet, o schede telefoniche, o garantendo ogni volta che si riapriva, diciamo, una piena attività anche della giornata scolastica, assicurando sempre anche il servizio di ristorazione scolastica. Insomma, nonostante le difficoltà, l'anno scolastico è passato, i nostri piccolissimi studenti, soprattutto i più piccoli, hanno avuto una capacità straordinaria di adattarsi alla didattica a distanza e anche ai ritmi che poi ha posto l'alternanza alle quarantene continue da quando abbiamo riaperto. Però, insomma, in linea di massima, l'anno scolastico ha retto, le scuole non hanno mai smesso di lavorare, mai, in nessun giorno. I docenti si sono confrontati con un mondo nuovo, che è quello appunto della telematica, della didattica a distanza, e credo che, insomma, ogni difficoltà insegna sempre qualcosa, quindi comunque da questo periodo così pesante usciremo. Certo, avremo perso qualcosa, abbiamo perso in termini di socialità, di libertà d'uscita, ma abbiamo guadagnato in competenze, per esempio, tecnologiche e digitali, che non è poco. Questo è il discorso. E abbiamo messo anche i bambini di fronte a un fatto computer, praticamente, di certo. Come può funzionare anche una scuola al di là con uno schermo davanti, come stiamo facendo noi. E lo stiamo facendo, per mia scelta, tra le altre cose, vorrei sottolinearlo, perché in studio avremmo dovuto mettere la mascherina non a distanza, e quindi non c'era quella possibilità di comunicare in un modo più semplice, anche gestendo, come faccio io spesso e volentieri, perché da buon napoletano qualche cosa mi è rimasto a livello materno. Per chiudere sulla scuola, un fiorellino all'occhiello, chiusa la vicenda libri 15-16. Chiusa nel senso che finalmente abbiamo la disponibilità di quel budget, che appunto finalmente è stato liberato dalla famosa commissione del dissesto, e il problema è che adesso bisogna rielaborare tutte le domande pervenute, quindi occorrerà un po' di tempo agli uffici che intanto hanno visto pensionamenti, sostituzione dei dirigenti, insomma, con qualche altro movimento, e quindi però, insomma, stanno lavorando alacremente per rielaborare tutte le domande pervenute nel 2015-2016 per poterle poi mandare in pagamento, insomma. Chiusa la parentesi scuola, andiamo un attimo nella storia a questo punto. Lei ha una delega non indifferente, oltre che comunque comprende la cultura in generale. Quindi il discorso è: ma qua andiamo dagli Alpi agli Appennini e anche al Fiume Calore a questo punto, anzi, forse ancora più di là del Fiume Calore con i Longobardi a questo punto. E decende la sua nomina al vertice di questa associazione. Sì, questa è stata un percorso complesso, non è stato scontato, insomma, arrivare alla presidenza d'Italia Langobardorum. E posso dire di aver conquistato letteralmente, diciamo, la poltrona, che non è una poltrona comodissima, attenzione, perché è un lavoro. Ma già a distanza dalle Alpi fino a scendere giù da queste parti. Appunto, ma è un lavoro complesso, pieno di grandi responsabilità, con tra l'altro la responsabilità ancora più grande, che è quella della ricorrenza del decennale del riconoscimento UNESCO quest'anno. Insomma, c'è un impegno notevole, perché è un'associazione che ha lavorato tantissimo in questi 10 anni. Noi a Benevento non ce ne siamo accorti tantissimo, perché purtroppo non abbiamo fatto molta chiarezza né sul ruolo né sul valore di questa associazione.
invece è praticamente l'unico ente che gestisce il sito UNESCO e tutte le attività di rete. Quando dico sito UNESCO intendo il sito seriale, quindi non intendo la chiesa di Santa Sofia, ma il sito che va da Cividale del Friuli a Monte Sant'Angelo. Quindi insomma è una situazione molto complessa. Tra l'altro io mi sono ritrovata anche in un momento in cui si sta lavorando all'adeguamento dello statuto e quindi anche ad una revisione completa, insomma, dell'assetto proprio associativo, e oltre che naturalmente al recupero di un anno di pandemia che ci ha visti fermi, ma non troppo, perché insomma il lavoro comunque è andato avanti anche spesso da remoto, ma adesso abbiamo cominciato, siamo proprio nel vivo di una serie di impegni, di partecipazioni, di condivisioni di attività. Ci sono tantissime associazioni, tantissime imprese, associazioni di categoria che spesso chiedono il patrocinio di Italia Langobardorum per promuovere anche le loro attività connesse alla cultura longobarda. Tutto questo accade in tutte le altre le città del sito UNESCO, tranne che a Benevento, però insomma speriamo che anche a Benevento si cominci a chiedere di condividere con Italia Langobardorum delle attività. Beh, è anche una situazione che porta turismo a questo punto, dalle Alpi fino a scendere giù dovrebbe essere un qualcosa non indifferente. Dovrebbe esserlo, stiamo pensando a diverse opportunità, diciamo, di scambio tra i diversi siti. Quello che ha funzionato di più negli anni è stato sicuramente il flusso di studenti e di visite di istruzione scolastica, per le quali sono stati anche distribuiti fondi di finanziamento del Ministero, quindi abbiamo avuto tantissime scolaresche in giro per i 7 siti. In realtà sarebbero arrivate anche a Benevento, quindi negli anni ci sono, così come alcune scuole di Benevento hanno potuto partecipare a queste gite di istruzione finanziate dall'associazione. Ora i fondi dedicati alle gite di istruzione purtroppo non sono più disponibili, speriamo di poter partecipare a nuovi bandi di finanziamento, però insomma si sta pensando a delle altre soluzioni per connettere l'itinerario longobardo. Il sito UNESCO a livello benevento è rimasto a 5.000 euro del primo finanziamento, ma ecco come vive il sito UNESCO a Benevento. Ma il sito UNESCO a Benevento, innanzitutto, ecco, la ringrazio perché mi dà l'opportunità di chiarire una questione molto importante. Dunque, il Comune è impegnato nell'adesione all'Associazione Italia Langobardorum, alla quale versa una quota annua di 10.000 euro, che è proporzionale al numero di abitanti. Ogni comune partecipa con una quota di adesione, ma in realtà, pur attivandosi per la promozione del sito UNESCO, non ha alcun potere sul sito UNESCO di Benevento, perché la Chiesa di Santa Sofia è patrimonio FEC, filtrata nella sua gestione dalla prefettura ed è affidata per le funzioni di culto alla Curia. Quindi in realtà il Comune nella Chiesa di Santa Sofia non entra in nessun modo. In pratica ci vogliono 3 benedizioni per avere la riunione di un comitato. Però è importante perché... La mia era una battuta, proprio così. Però questo è un problema, insomma, cioè un problema probabilmente superabile, mi auguro superabile. Bisognerà sicuramente rafforzare, potenziare anche una convenzione, insomma, sia con il FEC e quindi con la prefettura che con la Curia, perché appunto secondo questa gestione la chiesa viene utilizzata esclusivamente a fini liturgici e non a fini culturali e turistici. E quindi speriamo di poter condividere. Io ho avuto anche un colloquio con il parroco della Chiesa di Santa Sofia, al quale ho fatto delle proposte, però insomma bisogna appunto passare per altri
diciamo, il problema più grande è l'apertura della chiesa, praticamente. L'apertura della chiesa, che però mi dicono sarebbe confermata per 8 ore al giorno, secondo appunto l'orario di apertura della parrocchia. Il problema è che noi dovremmo puntare ad un'apertura ancora più 12, lunga 12, nel corso. Non H24, H12. Perché... però insomma allungare un po' l'orario nel pomeriggio si arriva qualche comitiva, bisognerebbe farla, se la chiesa sta chiusa non si riesce a farla entrare. Purtroppo nelle città europee i siti sono aperti anche e soprattutto durante la pausa pranzo, quando in realtà i turisti, quelli doc, continuano a visitare. Quindi praticamente il discorso rimane sempre nella gestione di quest'area. Questo resta sicuramente un... Eliminato solamente alla chiesa a questo punto, perché non c'entra l'unica fruizione della... Sì, l'unica fruizione... Il campanile poi è un'altra storia ancora, perché il campanile invece è di proprietà del comune, ma ha una difficoltà alla fruizione perché non ha un'agibilità riconosciuta e quindi non è possibile farlo visitare. Questo è stato quello che mi è stato detto. Però ecco, qualcuno per la chiesa... Lo so, cioè un lavoro... Però insomma ecco, dobbiamo assolutamente mettere insieme insomma delle sinergie, che sembrerebbe una parola così abusata, però in realtà veramente, se non capiamo che serve fare sistema intorno alla promozione turistica, difficilmente insomma riusciremo a fare un salto di qualità, ecco, a Benevento. A questi dubbi addirittura. Sì, ho questi dubbi perché li ho sperimentati sia in termini di osservatrice, diciamo, tecnica, nel senso dal mio punto di vista professionale, ma sia li ho sperimentati adesso come assessore. Non è assolutamente facile. Noi non avevamo al comune neppure un ufficio UNESCO che si occupasse dell'UNESCO e del patrimonio culturale. Ce l'abbiamo da quando sono stata promotrice di questa istituzione, ma averlo costituito non significava avere anche i dipendenti che potessero lavorarci, quindi anche sullo staff che oggi posso dire insomma di avere a disposizione, ma con uno staff non solo di persone motivate, entusiaste del proprio lavoro, ma anche disponibili ad acquisire anche nuove competenze, che non è anche questa una cosa poi così scontata. E quindi intorno all'ufficio UNESCO e promozione del patrimonio culturale sto provando ancora oggi a creare appunto una sorta di punto di riferimento, no? Della gestione del patrimonio culturale, innanzitutto del censimento del patrimonio culturale urbano, delle informazioni connesse alla fruizione di questo patrimonio e tutte le attività che possono in qualche modo sostenerne la divulgazione e la promozione, appunto. Quindi un problema nel problema la gestione dell'UNESCO. Diciamo che mi servirebbero almeno altri 10 anni di mandato per poter arrivare per toglierlo dal mento, ma soprattutto per rendere quel centro vivibile, vitale, forse probabilmente con l'apertura anche del teatro comunale, che probabilmente si dirà non a settembre di quest'anno ma all'inizio dell'anno prossimo, ma comunque con l'apertura del teatro comunale, con il museo che è alle spalle, il campanile che dovrebbe riprendere la visibilità per essere visitato, diventerebbe veramente qualcosa a livello in cui la buffer zona dovrebbe funzionare. Assolutamente. Poi dobbiamo anche aspettare tutti gli interventi dei PICS, che sono comunque in fase di realizzazione, e sono sicura che insomma ci sarà una vera rinascita. È tutto già programmato, ecco, dobbiamo solo avere la pazienza di vederlo realizzare. Continuando con il sede della compagnia, ma poi c'è l'Appia, poi ci sono le strade, non da asfaltare, perché quello ci pensa l'ANAS se sono statali e il Bomba Scoriello se sono comunali, ma c'è anche qualcosa a livello di strade per quanto riguarda la storia.
Sì, perché allora noi abbiamo, innanzitutto siamo già sulla via Francigena del Sud e in realtà anche lì abbiamo provato a fare qualcosa, ma in attesa che la Regione Campania ci facesse anche capire meglio le intenzioni, perché c'era un progetto e c'erano dei finanziamenti previsti dalla Regione Campania, ma fino ad oggi non abbiamo avuto notizie particolari. Sappiamo però, l'abbiamo tenuta sicuramente sotto osservazione e contestualmente abbiamo avviato altri due percorsi UNESCO e percorsi, diciamo, di cammini europei. Una è la candidatura della Via Appia all'UNESCO, il comune di Benevento è capofila rispetto a tutti i comuni presenti sulla Via Appia per la richiesta di candidatura presentata al Ministero. Qualche anno fa, proprio prima della pandemia, avevamo organizzato proprio qui a Benevento anche un incontro con tutti i sindaci dei comuni, dal Lazio a Brindisi, con i referenti degli istituti, dei poli museali, del Parco, Nazionale dell'Appia, per proporre, cosa che facemmo a firma del sindaco Mastella, per proporre al ministro della Cultura, allora ministro dei beni culturali, l'istituzione del sistema museale nazionale della Via Appia. Era un progetto ambizioso che non abbiamo abbandonato del tutto, è stato sospeso anche questo, fermato dalla pandemia, dal cambio del ministro, perché poi ovviamente dobbiamo anche fare i conti con i cambi delle persone. E adesso avremo, quasi certamente, vi anticipo che il 26 giugno avremo qui i primi camminatori della Via Appia, che accolsi qui ad ottobre, proprio all'inizio del loro cammino, che ci porteranno in visione, due cortometraggi realizzati proprio lungo questo cammino a piedi, appunto sulla Via Appia fino a Brindisi. Ma passeranno sotto l'arco di Traiano? Vedremo, Eh vedremo. Sono già no, passati, il quando sono problema è partiti che da qui ci sono passati. il problema credo che l'arco di Traiano sia un qualche cosa che è la cosa più antica che abbiamo in città. Però Certo. pare che non sia al centro di troppa attenzione, se non da parte dei giardinieri del comune di Benevento, perché sono tenuti veramente al meglio veramente quell'area attorno all'arco di Traiano, anche se non c'è stato ancora possibile isolarlo come qualcuno potesse pensare qualche volta, qualche anno fa. Ma Ma anche anche lì c'è un Traiano è. progetto PIX da realizzare, quindi aspettiamo che si realizzi, ma insomma è già progettato. Ma diciamo, nel percorso dell'Appia, l'arco di Traiano c'è o l'abbiamo tolto? No, no, noi l'abbiamo inserito come prima tappa, la tappa di partenza è stata proprio Benevento dall'Arco di Traiano. Li ospitammo a Palazzo Paolo V, attraversarono la strada e passarono sotto l'Arco di Traiano. Poi c'è un altro cammino a cui pure abbiamo aderito, che è la rotta di Enea, che è diventata il cammino, appunto, anche questo itinerario culturale europeo solo una settimana fa. Avevamo aderito anche a questa rete di altri comuni, eravamo stati proprio noi promotori anche qui a Benevento di un incontro con l'assessore regionale Casucci e gli altri referenti anche europei della rotta. Io sono in contatto ancora con il presidente dell'associazione e anche lui dovrebbe raggiungerci credo a fine giugno o comunque quest'estate per un incontro qui a Benevento insieme all'assessore regionale, al quale facemmo conoscere il progetto e che poi si è interessato molto e lo ha seguito. Ma Enea senza Diomede però. Ricordo che Diomede è il fondatore di questa città ed è Sì. stato preso, credo, a calci nel sedere dai vari politici che si sono susseguiti a Palazzo Vosto soprattutto. Ma a Palazzo Paolo quindi purtroppo il discorso là sono stati offesi i papi, perlomeno il Papa Orsini è stato offeso nel momento in cui la città ha voluto avere come Palazzo Mosti la sua residenza come amministrativa.
Ma la storia di Benevento va ancora scritta. Noi pensiamo che sia già tutta scritta, no. Ma non è vero, perché è stata, come dire, riscritta sui testi che erano già scritti. Invece dobbiamo ancora scavare sia nel. Sì, ma qualcuno che arrivato una sta fondi. Scavando. Non più tardi della settimana scorsa è stato aperto un museo a livello. Infatti, livello quella è stata un bellissimo risultato, che però purtroppo non è stato condiviso con il mio assessorato, ma io spero da semplice cittadina di poterlo poi andare a visitare. Dovremmo prenotarci però. Ti prenoterò, ovviamente, rispettiamo le regole. Era solo una battuta, parlare con il professore Fagnino, tanto per essere in tema, comunque. Abbiamo visto che c'è sotto questa città, c'è tutto da scoprire. È molto 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 da vedere e da ricordare, perché dovremmo passarlo comunque a quanti ci seguiranno dopo di noi. Ma detto delle strade, detto della via, detto, dobbiamo parlare anche del suo pallino primario, credo, a questo punto, la biblioteca. La biblioteca a Palazzo Mostri mi hanno detto che è un cincillo, purtroppo. Gliele avevo promesso, non sono ancora potuto salire da quelle parti, anche perché questo lo devo dire a me, a lei e alla città. Mi fa male vedere il comune di Benevento non esserci là, mi fa vedere non il ritrovo, al di là del mondo dei Regni Orsini, che era un qualcosa che non era un messaggio allegro, come lo è il bar di questi tempi. Però comunque salire quelle scale diventa, per uno che come me aveva 20 anni quando ho cominciato a salirle sia a livello politico che a livello giornalistico, diventa un poco un piccolo trauma tra le altre cose. Ma mi hanno detto che la biblioteca che ha allestito è un gincillo. La biblioteca, ma io vorrei anche ricordare il piano nobile, che pure sto cercando di difendere con le unghie e con i denti, perché nonostante abbiamo trasferito, ed è proprio notizia di questi giorni, grazie al nuovo dirigente al settore istruzione e cultura, finalmente riuniti, perché anche questo era un mio pallino, quello di non considerare l'istruzione sempre solo nell'ambito delle politiche sociali, ma anche con una forte interconnessione con tutti i servizi educativi e culturali. Abbiamo oggi un unico dirigente all'istruzione e alla cultura, il dottor Santa Maria, e con lui c'è stato adesso questo repentino, diciamo, trasferimento dell'intero ufficio cultura, perché per ora avevamo lì soltanto l'ufficio UNESCO e l'ufficio istruzione, e invece si trasferirà lì tutto l'ufficio cultura, tutto il settore cultura, da Palazzo del Reduce. A Palazzo del Reduce resterà comunque un presidio anche della cultura, ma insomma diciamo che il grosso avverrà a Palazzo Paolo V. Il problema è che quello è un palazzo, è il palazzo di città, e quindi è un palazzo che comunque deve essere aperto alla città. Io credo che aver costituito lì la biblioteca in uno spazio che tra l'altro è molto attrattivo soprattutto per i giovani, noi abbiamo tantissimi studenti che chiedono di venire a studiare in biblioteca, le assicuro che riempie il cuore guardare, io ogni tanto proprio scruto, c'è una finestrella, sì, perché è meraviglioso vederli studiare, alcuni addirittura vivono quello spazio veramente con una confidenza, per cui li vedi camminare per lo spazio della biblioteca a ripetere a mente o sottovoce quello che stanno studiando, e soprattutto noi l'abbiamo riempita anche di tanti bambini. E guardi, stamattina abbiamo fatto un consiglio comunale aperto con i rappresentanti delle scuole, e tutti, ma dico tutti gli interventi dei ragazzi e dei bambini di stamattina hanno chiesto spazi di condivisione. E allora quello era probabilmente lo spazio migliore per poter immaginare uno spazio di aggregazione e di condivisione. Hanno chiesto progetti e laboratori culturali, di lettura, teatrali. Noi tutto questo lo abbiamo realizzato. Poi ci ha fermato la pandemia, purtroppo, e quindi
siamo stati fermi, ma lo abbiamo riaperto con, grazie alla rassegna Il Maggio dei Libri, alternando qualche appuntamento online, qualche piccolo appuntamento in presenza con numeri contingentati, ma le assicuro che vedere entrare le persone, anche gli utenti degli uffici, in particolare dell'ufficio istruzione, noi abbiamo toccato con mano il cambio dell'atteggiamento, dell'approccio che le persone avevano con l'ufficio, perché entrare in un palazzo bello, decoroso, che ispira pace e concentrazione, ma anche meditazione, calma gli animi. Quindi tutte le discussioni che a volte si avevano nell'ufficio istruzione le abbiamo placate tutte, semplicemente facendogli godere la bellezza del percorso per arrivare all'ufficio. Nei prossimi giorni il palazzo vivrà a livello comunale, a livello di biblioteca comunale? Assolutamente sì, anche perché noi siamo stati attenzionati in maniera molto particolare dall'ANCI e dal CEPEL, che è appunto il Centro Ministeriale per la Lettura. Siamo stati invitati a partecipare agli Stati Generali del Patto Locale per la Lettura a Taormina, dove ci hanno invitato a raccontare le buone prassi che noi abbiamo messo in atto presso la Biblioteca Culturale. I primi di giugno, il 3 e il 4, sono i giorni dell'allestimento, ma nei giorni successivi organizzeremo l'inaugurazione di una mostra tattile Toccar con mano i Longobardi, che condivideremo con tutte le associazioni che hanno aderito al patto locale per la lettura, e poi abbiamo tanti altri progetti che speriamo di riuscire a realizzare. Le diremo quello prima. Un'ultima battuta, già siamo a 30 minuti, quindi i burattini, solamente tanto per essere chiari, per essere, è un museo. Sì, è un museo, nasce come piccolo museo e nascerà il piccolo Teatro Libertà grazie alla cessione in comodato d'uso gratuito della collezione di pupi e burattini di Antonio Tizzanino, lo storico custode del Museo del Sannio. Io ringrazio gli eredi di Antonio Tizzanino perché appunto si sono fidati di una mia proposta. Lo stiamo allestendo, ma lì verrà non solo un museo dei burattini, ma verrà anche una piccola biblioteca di quartiere, e anche lì parleremo di Longobardi, perché avvieremo una saga del teatro di figura tutto dedicato ai Longobardi, e uno spazio di fruizione per il quartiere, in uno spazio tra l'altro tutelato, perché all'interno della caserma dei vigili urbani, quindi insomma sicuramente più sicuro che in altri posti, e quindi speriamo di riuscire a lasciare anche lì un gioiellino, insomma, perché è sicuramente una chicca questa del Museo dei Burattini. Mi ha tolto la parola di bocca, è una chicca, e con questa chicca io letteralmente la ringrazio, perché penso di aver detto quasi tutto, perché sul suo assolutamente, come gli altri suoi assolutamente, difficilmente si può dire tutto, ma qua abbiamo quasi completato un quadro completo, abbiamo fatto quasi un quadro completo, ci siamo acculturati della cultura praticamente. Sì, però diamo appuntamento ai nostri telespettatori innanzitutto al 25 giugno, che è il giorno in cui celebreremo i 10 anni del riconoscimento UNESCO. Stiamo mettendo a punto un programma innanzitutto per quel fine settimana, ma insomma tante altre attività che proporremo nei prossimi giorni. Buon lavoro. Grazie. Arrivederci e appuntamento alla prossima settimana. Grazie, Assessore. Grazie mille, grazie infinite a lei. Buonasera.